si chiama L'ingrata progenie, che tratta, l'autore è il nostro compagno Gerardo Padulo, che è uno storico freelance, come si autodefinisce, è stato borsista dal 76 al 77 presso l'Istituto Italiano di Studi Storici di Napoli e dal 77 al 79 presso la Fondazione Luigi Einaudi di Torino. Ha lavorato poi con il Centro Studi Piero Gobetti di Torino ed è dottore di ricerca dal 1987. È stato consulente delle commissioni parlamentari Strage e Mitrokhini, ha svolto consulenze per le procure di Roma, Brescia e Napoli, si è occupato di prefetti nella cosiddetta crisi dello Stato liberale, di questioni nicchiane e di fascistizzazione della stampa. Quindi ce n'è per argomenti si possono trattare ampiamente con lui. Nel 2010 ha pubblicato per i tipi di Nuove Immagini I finanziatori del fascismo. Allora, questo è un compagno, secondo me, tra i più preziosi che ho conosciuto, perché ha veramente, come si dice, il sapere e le conoscenze con la capacità di interconnettere poi i fatti della storia con una lucidità incredibile, ed è mio molto prezioso per capire ciò che sta anche accadendo oggi, perché proprio dalla conoscenza storica di Gerardo e con i suoi ritrovamenti di documentazione mi ha permesso di capire sempre di più anche il presente. Comunque, rimanendo sul tema del titolo, Gerardo dovrebbe istruirci su un fatto storico un po' particolare, cioè la nascita del fascismo in Italia, che è uno degli elementi più controversi da parte di una serie anche di storici che fanno partire, a differenza di Gerardo, che dimostra con questo testo che la questione del movimento fascista è databile dal 1914 e non dagli incontri dei Sansepolcristi, e quindi c'è uno spostamento di 5 anni rispetto alla storiografia ufficiale conosciuta fino ad oggi. Quindi questa cosa, la narrazione che Gerardo può farci di questo libro, ci permette di approfondire molto di più il ruolo che ha avuto appunto la massoneria in quel periodo nel permettere appunto la nascita di quel movimento e perché c'era una necessità di sviluppare anche quel tipo di movimento e quali sono stati gli elementi ideologici anche che hanno determinato quel tipo di organizzazione che si è venuta a costruire col fascismo. Quindi io lascerei proprio a Gerardo la spiegazione partendo proprio da questo elemento qui. Allora, il baricentro di queste pagine sono appunto la nascita del fascismo. I punti toccati, punti intorno a cui ricordano tutte quante queste pagine, sono tre eventi che sono sostanziali nella nascita del fascismo. Secondo me, la nascita del popolo d'Italia nel novembre del 14, la riunione fondativa che passa il popolo fondativo del 23 marzo del 1919 e poi la marcia su Roma del 22. Sono tre eventi intorno a cui lo disagio, cercando di un approccio, solo un approccio, la via massonica. Innanzitutto io non ho bisogno di dire che il fascismo nasce nel 14. Nel 14 c'è la convenzione di Mussolini all'interventismo. Mussolini predicò fino al 21 settembre del 1914 e la neutralità assoluta del Partito Socialista nei confronti della guerra che si profilava all'orizzonte, indisse per primo referendum sulla Landi per 10 operai, volete la guerra, tutti quanti risposero no, noi vogliamo la guerra. E però poi dopo non molto, venne fuori il popolo d'Italia. Che cosa c'è di nuovo nella mia ricostruzione? Che già negli scritti di Mussolini, cioè Mussolini aveva capito chi soffiava sul fuoco per arrivare alla guerra. C'è un articolo molto bello in cui individua in tre giornali, nella Gazzetta del Popolo di Torino, nel Giornale del Mattino di Bologna e nel Secolo di Milano,
se non sbaglio, se non ricordo bene, tre giornali appartenenti più o meno alla massoneria, alla democrazia, come dicevano loro, che erano orientati alla guerra. E non sono venuto a questo tipo di discorso: volete la guerra? Predicatela nelle vie, predicatela nelle piazze. Dice, noi socialisti, a noi socialisti la guerra non interessa. Quindi aveva capito come si dislocavano le forze in campo, insomma, ed era, non era per la guerra. Dopo poco tempo si converte, e nella conversione figurano sicuramente 20.000 lire accertate da parte di Giuseppe Pondremoli, che era il direttore del Secolo, per la compra della rotativa con cui sarebbe stampato il Popolo d'Italia. Confiscono anche altre capitali di natura ignota, e tra virgolette il commento del giornale della massoneria è questo: dice Benito Mussolini, che aveva dei trascorsi con la massoneria, nel senso che aveva lasciato i massoni nel congresso del 2012 dal partito, dice, è un avversario leale e noi dissentiamo da lui, ma è leale. Ci piace che si sia convertito all'interventismo, perché venendo tra i seguaci della guerra potrà far vestire la divisa, insomma, mettiamola così, ad un numero maggiore di patrioti, insomma, potrà convincere molti socialisti a diventare patrioti. E questo probabilmente è il disegno per cui la massoneria aiuta la nascita del Popolo d'Italia, finanzia con le 20.000 lire, insomma, e questo è il gioco che si verifica nel 1914. Poi c'è il tentativo da parte mia, cioè tutto questo non, come dice, un giornale comprato e venduto, niente di eccezionale. Se la situazione non fosse stata di per sé eccezionale, perché la guerra modifica molte cose. La guerra è divisiva. La guerra, c'è chi muore e c'è chi in qualche misura fa i soldi. C'è chi loda la patria e chi impiega la patria. E lascia un'eredità di sentimenti e di risentimenti che determinerà quello che sarà poi il primo dopoguerra, insomma. Ora, io ho cercato di ricostruire uno skyline del regime di guerra, e la cosa sorprendente è nasce la polizia politica, nasce la propaganda, viene addirittura istituzionalizzata, nasce, cioè, un meccanismo di bastone e carota, insomma, per consentire di fare la guerra e contenere l'opposizione dell'opinione pubblica alla guerra. E questo meccanismo, nelle sue linee essenziali, viene copiato da Mussolini, naturalmente non come fatto progettuale, ma come fatto in itinere, insomma, nel corso poi del consolidamento del fascismo al potere. E quindi ci sarà, che so io, il fascismo, c'è il carro di Despi nella guerra, c'è il carro di Despi durante il fascismo, c'è il Ministero della Cultura Popolare negli anni del fascismo, e c'è la propaganda gestita dalla massoneria durante la guerra, c'è la censura durante la guerra, c'è la censura nel periodo fascista. Cioè il regime di guerra è la brutta copia del regime fascista, per dire così. Lì siamo ad una copia completamente. Il punto che si esce dalla guerra con due politiche estere, nel senso che voi sapete che fu firmato un patto di Londra per entrare in guerra con un patto di Londra, firmato a Londra, insomma, a fianco dell'intesa, con piccoli prestiti dall'Italia e con dei compensi territoriali che avrebbe dovuto fruttare l'intervento, dopo aver sperimentato peraltro dei tentativi con l'Austria suggeriti dalla Germania. Nel senso che l'Austria era decisa forse a dare all'Italia una parte del Trentino, ma questo non bastava, e l'Italia voleva di più e questi non volevano cedere nulla. Poi in definitiva, insomma, si arrivò al patto di Londra, e quindi alla fine della guerra si hanno due politiche estere inavvertitamente all'interno stesso della massoneria, oltre che del quadro politico. Chi sostiene che bisogna applicare integralmente il patto di Londra, e c'è chi sostiene che invece la situazione si è modificata nel corso della guerra, che intanto sta nascendo la società delle nazioni, che intanto bisogna dare legittimità di parola a tutte le nazioni e bisogna cercare una pace democratica, una pace di alleanze e di amicizie con i popoli del dissolto impero austro-ungarico.
vince la politica estera del patto di Londra, vince Sonnino, è sconfitto Pistolate, si tratta di uno scontro interno alla massoneria che comporta la dimissione di Pistolate nel dicembre del 1918 dal governo, nascono i fasci di combattimento per dare addosso ai rinunciatari come Pistolate e per supportare l'azione diplomatica dei governanti italiani che vanno a contrattare a Parigi la pace. Quindi non c'è un patto progettuale, insomma, c'è, dice la massoneria entro il terzo secolo, c'è, ma non c'è un patto progettuale, cioè nel senso che nel 14 nessuno pensava che ci sarebbe stato il terzo secolo e che ci sarebbero state due politiche estere, una da supportare e una da battere. E sono, voglio dire, gli esiti della guerra che comportano, voglio dire, questo tipo di approccio e vari problemi. Nella guerra poi, parlavo delle giorni di guerra prima, si sperimenta un assetto della politica di tipo particolare. Cioè tutti quanti bisogna che si sia patrioti, chi non è patriota, se è giovane viene spedito al fronte. Come un patriota che non vuole fare la guerra, viene spedito in Sicilia, viene internato. Ed è l'unico socialista riformista che non accetta la guerra e va internato in Sicilia. Ci stanno leggi repressive, il decreto Sacco, insomma, che importa perfino chiunque deprime lo spirito pubblico, comunque lo ottenga questo risultato, è passibile di pena. Ci sta un deputato da Alessandro che un giorno si trova a viaggiare tra Milano e Torino, che si trova a discutere con un ufficiale di una signora, e a un certo punto, insomma, la discussione va per le lunghe. E questo esclama, dice, ma volessi il cielo che finisse la guerra, insomma, e facessimo tutti come i russi, perché almeno sarebbe finita la guerra, insomma, no? E per questo motivo viene sottoposto al processo, verrebbe detto una cosa del genere, perché deprime lo spirito pubblico. Cioè, per dire, un regime che ad alcuni osservatori parve perfino zarista, insomma, perché non consentiva nessuna libertà di parola, e nessuna argomentazione, cioè che si verifica durante la guerra. Si verifica che la massoneria, attraverso le sue articolazioni e diramazione, funge da partito unico che collega lo Stato e la società. E questo modello, questa modellistica, è una modellistica che richiama fondamentalmente quello che fa Mussolini poi con il partito fascista, perché negli anni del fascismo, maturo o non maturo, strutturato o non strutturato, totalitario o non totalitario, è il partito fascista che si incarica di questi rapporti, un unico partito che se ne può occupare. E quindi, come dire, insomma, cioè, Mussolini è una persona intelligente, su questo non si discute, insomma, no? E quindi capisce la lezione ed è in grado, voglio dire, per le forze economiche su cui poggia, politiche su cui poggia, per la disgregazione, poi, voglio dire, gli effetti della guerra, in qualche misura costruisce questo suo regime, l'immagine e somiglianza di quella di guerra. Poi c'è il discorso della marcia su Roma. Anche qui c'è l'apporto della massoneria. Oh, no, cioè, ma non ho detto un'altra cosa. Finita la guerra, ministro della guerra tra il gennaio e il giugno del 19 il generale Cavigli era glorioso per la battaglia del Piave, era stato abile con Dottiro e diventa ministro della guerra. In questo turno di tempo egli argomenta, così nelle memorie, che gli arditi, un corpo speciale costruito durante la guerra per dare gli assalti alle trincee austriache, non venga sciolto e che gli arditi vengano usati in funzione di ordine pubblico contro i socialisti che sciamano per le vie. Sciamano per le vie e in qualche misura impiegano la guerra, questo è il senso dello sciamano. Perché in realtà, per quanto il biennio sia definito rosso il 19 e 20, in realtà nessuno si era posto concretamente il problema della rivoluzione. Una rivoluzione non si fa senza soldi e senza armi. E nessun socialista aveva pensato ad organizzare soldi e a raccogliere soldi e a raccogliere armi. Assolutamente no, non solo, ma lo Stato era assolutamente in grado di difendersi contro qualsiasi minaccia, insomma. Non solo perché aveva un esercito in pieno assetto ancora, ma in quanto poi attraverso l'Inti, tra virgolette, la riforma della Guardia Regia, insomma, cioè mette su un apparato, eventualmente in funzione repressiva, insomma, per cui ogni tentativo è stroncato su marcia. Oh, la situazione poi, voglio dire, insomma, precipitano nel senso che c'è il fiume ed è un'operazione opzionata pure dalla massoneria, insomma, in qualche modo, perché comincia a parlare di fiume alla fine di marzo del 1919, che riferisce il Badoglio alla presidenza del Consiglio.
questo complotto, per così dire, dura, dunque ha già preso corpo prima del ritorno della delegazione italiana a Parigi con mamma nipote, e quindi si fortifica proprio la venda al potere di Mitte, e già nel luglio filtrano le prime indiscrezioni circa l'arruolamento, devono andare per andare a fiume. Salvo che una volta andato a fiume ci sta un signore che si chiama Oscar Sinigaglia, che era molto potente, era stato industriale durante la guerra, aveva fatto parte del Ministero delle Altre Munizioni a livello dirigenziale, che va da Durata e dice: caro Durata, se tu mi fai cadere niente e mi dai la testa di niente, io ti do la testa di Dannunzio. Testa di Dannunzio. Cioè, segno che evidentemente il problema non era Fiume. Fiume era un modo per scardinare, per tirare, come si dice, la situazione politica a destra, agli estremi limiti. Quindi, come dire, è un dopoguerra molto, come si dice, molto in cui molte vicende si accavallano, ma in cui è presente costantemente, perché era il gruppo politico più organizzato della massoneria. Ora, la massoneria non era esattamente un partito, io l'ho definito un partito, ma si potrebbe definire Cirio, si potrebbe definire Nicola, si potrebbe definire, io l'ho definita più prosaicamente, potrebbe essere uno stato maggiore di un esercito, che ha cognizione sia della dislocazione e della probabilità delle prime linee che della dislocazione delle riserve. Una regia che fa apparire quando serve questo personaggio sulla scena in modo tale che, tra virgolette, il pezzo teatrale vada verso il suo esito stabilito. Questo come? Avveniva attraverso una serie di strumenti, cioè nel senso attraverso l'appionamento del lavoro, la dirigenza dei partiti tradizionali. Il Partito Repubblicano era organizzato dalla Massoneria, il Partito Democostituzionale era lo stesso, il Partito Socialista fino al 1912 e ancora, pure durante la guerra, ci sta, per esempio, c'è un Giovanni, non mi ricordo come si chiamava il cognome, che durante la guerra è deputato ed è segretario del gruppo parlamentare socialista, cioè con la parte Turati, questo in sostanza. E ora, Turati non era un rivoluzionario, aveva offerto nel 15 a Salandra il suo aiuto per cercare di condurre comunque innanzi la guerra. E, ma voglio dire, che significa che Giovanni, non ricordo come si chiama, non mi ricordo come, fosse, cioè nel senso che la massoneria aveva comunque dislocato tutti i partiti, tutte le situazioni, tutti i nodi principali e gandiani dello Stato. Io ho trovato nel corso della mia ricerca una decina di prefetti e poi in aggiunta una ventina di sottoprefetti attivi nella crisi del primo dopoguerra, attivi cioè operanti come prefetti e come sottoprefetti che facevano parte della massoneria. Ora è evidente che questo tipo di dislocazione era presente anche in altri ministeri, in altre strutture dello Stato, e quindi in qualche misura era il punto di riferimento del sistema politico. Oh, dunque, saltiamo dei passaggi e arriviamo alla marcia su Roma. La marcia su Roma può ritardare dalla massoneria, non solo dalla massoneria, perché noi qui facciamo finta di dimenticare gli industriali, gli agrari, e quando si accorgono di avere degli strumenti romani per poter ottenere i loro benefici, li usano abbondantemente finanziando. E qui siamo ad un capitolo che in realtà nel libro non c'è, ed è quello del finanziamento e del raccordo con gli industriali, con gli agrari, con Maria Bella. È però che fa corpo insomma con l'andata del fascismo al potere, facilita l'andata del fascismo al potere. Per fare un esempio, Italo Balbo Italo Balbo prese la licenza ufficiale a San Marino, andò a fare a San Marino perché a San Marino era più facile superare. Era un ragazzo, uno scapoggione si dice nell'Italia meridionale, insomma, no? Cioè uno che aveva scarsa voglia di studiare. Oh, siccome poi nel corso della guerra la Bella si iniziò con un esercito un esercito strutturato, cioè il capitano era un capitano di carriera, un esercito di carriera, e finì con un esercito di complemento, di ufficiali di complemento, perché, questo per dire della stabilità della guerra, gli ufficiali italiani avevano una striscia colorata sul pantalone ed era una fortuna dei cecchini, perché ogni volta che si andava all'attacco la striscia colorata faceva, ma e
praticamente insomma c'è una serie di mezz'altro. Allora fu necessario, prima si facevano tenenti quelli che avevano comunque una laurea, poi si facevano tenenti quelli che avevano una licenza liceale, insomma un diploma, e Babbo divenne tenente degli alpini perché aveva pigliato una licenza liceale in queste condizioni, uno di quelli che ce lo sa a San Marino. Finita la guerra è concedato, vive i soggiorni innanzi al bar, il bar di Ferrara, giocando a poker. Perde tempo, insomma, cioè sostanzialmente. E però con questi precedenti militari viene assoldato da Mantovani, un ricco signore di Ferrara che è proprietario di una banca, oltre che proprietario di grossi latifondi, mettiamolo così, ma gestiti capitalisticamente, insomma, perché l'agricoltura di Ferrara e del Po è un'agricoltura capitalisticamente avanzata, tecnologicamente avanzata. A quale parte, a quale condizione? Diventa segretario allora federale dei fasci di Ferrara. Allora, Mantovani va da Balbo e dice: senti, vuoi diventare segretario del fasci di Ferrara? Dice sì, a quale condizione però? Bene, tu diventi segretario federale, noi ti diamo 1.500.000 al mese, che allora erano i soldi. E a fine campagna fascista, cioè dopo aver debellato i socialisti, noi ti diamo un posto in banca, perché ancora non so banca. E questi sono i fatti iniziali. Sa come poi Babbo si accorge ad un certo punto di aver coltello dalla parte del manico. E allora non si contenta di più del posto in banca. In qualche misura pretende addirittura, voglio dire, di essere di classe, riesce ad essere di classe di Ferrara. È anche un uomo determinato nella scelta poi di Mussolini, perché questo amore è con Mussolini e con Magna Bella. Ma questo è un altro discorso per dire. Queste sono le vicende, voglio dire, della guerra, le vicende di quegli uomini, le vicende di quel periodo. Ma questo per dire che la massoneria aveva Mantovani, che era a Ferrara, cioè la leadership era gestita da Crosoli Pirone, che era un banchiere cattolico, e da questo Mantovani, mi pare si chiamasse Vito Mantovani, che era il banchiere, banchiere massone. E questa è la logica, voglio dire, dello scontro, perché non dobbiamo mai dimenticare questo particolare, che una delle scissure più profonde nella storia del Regno Unito è quella della, come si dice, della separazione. Diciamo consensuale, tra laici e cattolici, dalla breccia di Portapia in poi, anche da prima, insomma, no? fino ai patti lateranesi. Anche questo c'entra, voglio dire, nel discorso, voglio dire, della genesi del fascismo, perché la questione romana, c'è Ferdinando Martini, che era un massone, un ministro massone di Flandria, che scrive nel suo diario che ha saputo da fonte certa che il Papa non desidera più essere prigioniero, cioè non desidera stare nel Vaticano, desidera la soluzione della questione romana, insomma. Il punto qual è? Che durante la guerra Nitti ebbe dei rapporti con Gasparri, il cardinale segretario di Stato, per la soluzione di questo problema. Successivamente nel 19 ebbe rapporti con Gasparri Orlando, ma a questi tentativi si oppose il re. Ebbe a dichiarare, per testimonianza certa, che lui era contento del regime della legge della quarantina nei rapporti tra Stato e Chiesa, e se qualcuno avesse modificato quelle leggi, lui sarebbe stato disposto a prendere il fucile e scendere in piazza. Quindi non si passa. Mussolini subodorò l'esistenza del problema, e quando, in qualche misura, per vari motivi, nel 19 fu trombato, per così dire, dalla massoneria, tutti voi, poi vi racconterò la storia. Nel 1919 si sa che Mussolini non fu eletto deputato e raccolse solo una minima parte, ma le cose dovevano andare diversamente. Mussolini nel gennaio del 19 aveva fischiato con Marinetti a Biscolati, che era un oppositore della pace democratica, degli amicizie con gli americani e con la Jugoslavia. Successivamente, quindi, si sperava a Mussolini che per tutta l'opera svolta prima a favore della guerra e della massoneria e per tutta l'opera svolta l'11 gennaio del 19 rischiando i soldati, avrebbe meritato un posto alla Camera. Non gli fu concesso perché all'interno della massoneria ci fu un'ala che si oppose alla sua candidatura. Si oppose alla sua candidatura dicendo: chi ha rischiato i soldati, chi ha avuto tanti benefici da noi, è indegno del nostro aiuto.
E probabilmente questo è il motivo per cui già le iniziative contrattuali avviate per la formazione della lista, i massoni si tirarono indietro e Mussolini restò, come dire, possedere per terra. E non volento, se lo avevo ardito, nel primo discorso alla Camera, fatto nel 21, quando poi con il Corpo Nazionale fu eletto, ebbe a dire alla Camera, signori, l'eredità di Roma è assicurata dal cattolicesimo, non dalla massoneria, dal cattolicesimo, che è uno schiaffo diretto alla massoneria. Oh, e quindi si determina questa strana situazione che, mentre Mussolini è corpo di alcuni massoni potenti di Milano, come Riccardo Ruzzato, come Cesare Goldman, come Pio Bozzani, che era venerato in ideologia ragione, come quello che raccoglie i soldi, non mi ricordo, Cerasola nel 1922 è presidente del Collegio dei Venerabili, cioè tutti i venerabili della Lombardia si riunivano periodicamente, decidevano, contattavano e convenivano, quindi era un uomo molto potente e raccoglie i soldi per la marcia su Roma. Oh, quindi mentre il corpo di questi uomini in qualche misura, voglio dire, patisce, è in guerra con alcuni dirigenti della massoneria di Roma. Dopodiché, tra virgolette, tutto si combina per la marcia su Roma con un incontro tra Torrigiani e Mussolini avvenuto nel settembre del 1922. Mussolini si gioca anche un'altra piccola massoneria che era prima diventato un corpo scheletrico fino al 19. Dal 19 cade nelle mani di uno sciagurato personaggio che poi farà la spia dell'opera negli anni del fascismo. Insomma, verrà come mantenuto. Piglierà 3.000 lire al mese, pagate 1.500 lire dalle ferrovie e 1.500 lire dalle poste telegrafiche, dal Ministero delle Poste Telegrafiche. 3.000 lire da intendere erano soldi. Questo come si chiama? Si chiamava Raul Palermo, era il capo di Raul Palermi. Oh, quindi, come dire, insomma, riesce ad ingannare tutti e due i capi delle due massonerie e fa la marcia su Roma. Dopo la marcia su Roma sono cose acide per tutti, nel senso che piano piano Mussolini si attrezza e in qualche misura fa capire ai suoi che loro potranno sbagliare e fallire nel loro disegno di conservare il potere, però sbaglieranno, sarà meglio sbagliare e fallire da soli che sbagliare e fallire perché egemonizzate dalla massoneria. Questo poi è il punto. E Mussolini in questo scarto non patisce alcun danno, perché nel frattempo ha attivato i canali di comunicazione con il Vaticano e salta dal carro della massoneria al carro della Chiesa Cattolica. Quindi fa fuori Sturzo, un prosieguo di tempo, e quindi in qualche misura fa fuori Di Cesarò, che è l'esponente della massoneria, che entra pure nel suo governo, e quindi indice l'elezione con il sistema maggioritario studiato da Acerbo. Oh, quello più colpo d'ala, perché insomma c'è qui, non vi ho parlato della proporzionale, perché della proporzionale, cioè nel 1919, finita la guerra, si propose e passò un disegno di legge che garantiva la rappresentanza proporzionale di tutto quanto l'elettorato. Un po' quello che è successo nel 92-93 anche in Italia, No, aspetta. Allora, questo provvedimento che era venuto sciagurato, preso da tutti, in realtà tutti quanti i deputati allora in attività di servizio, la legislatura lunga è arrivata tutto il periodo della guerra per 5 anni, dal 13 al 19, 6 anni, e solo 3 votarono contro. Ci fu qualche astenuto e tutti quanti votarono a favore, ma per una ragione molto semplice, perché se fosse durato il regime del regime plurinominale, voglio dire, nelle elezioni del 19, avrebbero quindi i socialisti. E quindi per evitare la vittoria dei socialisti fu emanata questa legge che poi costituì il maggiore truccio dei governanti per la gestione, voglio dire, della politica. E quindi il rimedio fu trovato con la legge Acerbo, cioè con la legge che dava prima di maggioranza alla lista che avesse portato un maggior numero di voti. Di maggioranza e di maggior numero di sistemi elettorali di questo tipo se ne è sentito parlare pure di recente, insomma, quindi non mi dilungo. Oh, ecco, quindi, allora, ci furono gli industriali, ci furono gli agrari, quello che c'è di nuovo è la massoneria e sono i militari che agiscono per tornare ai militari. Dunque, durante la guerra
E il generale Grammanieri, che poi militerà al fianco di Bissolati al momento della scala del 11 gennaio del 1919, che partorisce a Milano, comanda la piazza di Milano, e partorisce un corso di propaganda, di formazione per ufficiali propagandisti, con un capitano, ma non ne ricordo il nome, ecco, questo progetto viene sottoposto al Gran Maestro, che evidentemente dà il suo assenso, viene sottoposto al Battaglione Militare, che sta assenso, e nascono gli uffici di Stato e Propaganda presso il Comando Territoriale del Corpo d'Armata, cioè per fare esempio Roma, che non era in zona di guerra, però aveva ovviamente un comando territoriale del Corpo d'Armata, cioè un comandante generalissimo, voglio dire, con maglia bella, presso questo comando del Corpo d'Armata nasce un ufficio Stato e Propaganda. E che fa l'ufficio Stato e Propaganda? Raccoglie informazioni, ovviamente, cerca di incidere sulla formazione delle notizie, di correggere quando serve, e cerca di alimentare la resistenza patriottica. Finita la guerra, bisogna qualificare, e quindi questi uffici di Stato e Propaganda esistono ancora. Gli uffici di Stato e Propaganda entrano nella votazione del Fascio di Bologna. Il Fascio di Bologna nasce il 9 aprile del 1919, il Gran Maestro della cerimonia, Pietro Nenni, che è direttore del giornale massonico, il Giornale del Mattino. Vi partecipano arditi e vi partecipano ufficiali dell'ufficio stampa e propaganda del comando territoriale di Bologna. Il prefetto scrive al Ministero dell'Interno, dice: io ho protestato presso i comandi territoriali, per cui si intende di interferenza nella politica, nelle vicende politiche. E la cosa finisce lì, ma l'attività dei servizi degli uffici di stampa e propaganda si protrae almeno sicuramente fino al 17 aprile del 1921, quando il responsabile dell'ufficio di stampa e propaganda di Firenze, che è un eroe di guerra, aveva avuto 7 medaglie d'oro se non sbaglio, ed era fratello del venerabile della loggia di Macerata, decide di farla, di munire di una lettera di raccomandazione un militare, lo manda al deposito di artiglieria di Firenze a chiedere 50 moschetti con relativo munizionamento. Il giorno dopo, questo è il sabato 16 aprile 1922, siamo in campagna elettorale. Il giorno dopo, i fascisti di Corpegno fanno una spedizione punitiva in Vaticano. Dei contadini sparano di diplomazia, succede un incidente, insomma, con Magna Bella, e questo fucile comandato addirittura da un capitano dell'esercito in servizio a Firenze. E quindi fino a quella data, la strage di Lenzino, si ha notizie degli uffici stampa e propaganda attivi in vario modo, cioè sia con la persuasione sia tra virgolette con la fornitura di armi, come nel caso di Firenze. Successivamente non si perdono le tracce di questo ufficio. E però entrano in campo una serie di generali, quali in posizione ausiliare e quali ancora in servizio attivo, che attivano a favore dei fasci delle squadre fasciste, si attivano a favore delle squadre dei fasci delle squadre fasciste dei fasci. Uno di questi generali è un personaggio famoso, Luigi Capello, un altro generale Tibi a Napoli, e ce ne sono diversi. Ce n'è uno a Bologna, siamo al giugno del 1921, ed era un meridionale, si chiamava. Era un calabrese, si chiamava, non mi ricordo come si chiamava, che scrive poco, il prefetto di Bologna all'epoca. Dice: mentre io scrivo questa nota per il ministero, il generale Maringola di San Coro sta facendo fare ginnastica alle squadre fasciste innanzi alla prefettura. Cioè, come dire, si vengono meno gli uffici di stampa e propaganda e vengono sublocati da questi interventi massicci di ufficiali nell'organizzazione dello squadrismo fascista. D'altra parte, le squadre fasciste, il primo episodio di formazione delle squadre fasciste avviene a Trieste nel maggio del 20, durante ancora il ministero dell'interno. Che succede? Trieste è area di confine, ci stanno gli slavi che premono e sono insediati, ci stanno i socialisti che sono forti. L'unico giornale veramente forte di Trieste allora è Il Lavoratore, che era socialista e poi diventerà comunista, ma questo è un altro discorso. Allora, per controbattere a queste forze prevalenti, Giunta, che venne chiamata a Trieste nel febbraio del 1920, organizza con il consenso di Caviglia, che intanto non è più ministro della guerra,
ma è il generale che comanda la linea di confine intorno al fiume. Dal dicembre del 19 finisce il Badoglio, il comitato di Badoglio da assume Caviglia. E quindi giunta organizza nel maggio del 20 le scale d'azione per Città Genova, cioè la città viene divisa in 6 parti. Ogni parte viene affidata alle cure di una squadra diretta da un tenente, quale in servizio attivo, ma un capitano il comando di tutte quante le squadre, con un'unità di maggiore peraltro. Quindi un capitano e un tenente, secondo me, dipende da quale. Questo modello viene importato in Italia sul finire dopo l'occupazione delle fabbriche e quindi sarà poi lo squadrismo fascista. Ora quindi c'è tutte queste dinamiche complesse, ma il succo del discorso sostanzialmente è che, allora, fermo restando la forza degli agrari e degli industriali, le forme che qui abbiamo cercato sommariamente di accennare, e delle forze, insomma, il blocco di potere, per così dire, preesistente, c'erano queste due forze non individuate in quanto tali, perché si era parlato di collusione, per esempio, dei militari con i fascisti mentre compivano le loro opere, ma in realtà non si tratta di una collusione a livello basso, si tratta di una decisione presa dai vertici dall'alto, insomma, quindi si tratta di una collusione, è un po' quello che avviene in Germania subito dopo, e probabilmente sull'esempio italiano, ed è un po' quello che è accaduto in Russia subito dopo la rivoluzione di ottobre, nel senso che anche lì ci sono stati dei consiglieri militari che hanno aiutato le armate bianche, insomma, hanno in qualche misura favorito la formazione di civili in armi, e dunque questa è la dinamica dei fatti. Quindi di nuovo che c'è? Si tratta sempre, allora, il baricentro del problema è il fascismo, visto questa è l'ottica nuova, incorporando nel discorso alla guerra e aggiungendo alle cose già note queste cose nuove che sono l'organizzazione piramidale dei generali, dei militari e la massoneria. Ora questo può produrre scandalo, ma non è scandaloso. Sono i fatti, sono i documenti. Io non ho osato fare una sola affermazione che non fosse super documentata. E questo per, come dire, la mia vicenda di studioso è una vicenda particolare. Non ve la racconto perché questa non è molto interessante. L'unico dato, voglio dire, significativo è che ad un certo punto della mia carriera ho capito che mi pareva di aver ragione, altri ragione non me ne dava, e però dico, se è come io credo di aver capito, non è dubbio che queste cose molte persone le sappiano, però nessuno le dice, e allora è bene, trattandosi di fascismo, che qualcuno le dica. Non per condannare la massoneria, perché i libri di storia non massacrano e non condannano, i libri di storia servono per ragionare sui fatti accaduti. Così è detto. Ha citato lo storico ufficiale della massoneria. Di una massoneria. Sì, però, no, era di Palazzo Giustiniani, sì, di Piazza di Gesù. Ma il punto non è quello di ha chiamato in causa Barroel, Taxil e quant'altro. Io sono figlio di contadini meridionali, non ho queste ascendenze, né ho avuto mai queste intenzioni. Il problema, cioè, è un libro di storia, la storia serve per riflettere sul passato. I documenti si chiamano documenti perché docent in latino, docet, docet, docente, insegnano se vogliamo sopportare il peso del loro insegnamento. Se non vogliamo sopportare il peso del loro insegnamento, ce lo possiamo tranquillamente strasbattere e continuare a vivere felici come siamo vissuti fino a quindi il problema, cioè, è un tentativo, voglio dire, io mi sono formato a Napoli con gente come Ernesto Sestani, come Piero Treves, ho cercato di fare il mio mestiere, ho cercato da parte mia, mi sono formato, come dire, ecco, un maestro. Io mi ricordo Boris Ivanovich, che un giorno è un gatto comunista, questo che è stato deputato per il PC, che mentre preparavo l'esame di storia del cristianesimo mi mise in mano la Gaudium e ti spesso e ti dice schedala. E che significa schedala?
te li consulti con la compagna di corso, col compagno di corso, cerchi di capire, cerchi di... ho avuto un buon maestro. Io ho cercato di essere fedele a quello che dicevo. Ma non perché erano uomini affascinanti, ma perché in qualche modo, con tutti quanti i loro limiti, credo che qualcuno di Fulviano ci sia ancora vivo, insomma. Erano portatori di uno sforzo per cercare la verità. E io mi sono adeguato a quel modello. Poi la mia avventura è andata, è andata come è andata, ma io sono contento di me, nel senso che ho pensato con la mia testa. Bene. Adesso tocca a voi, se avete domande, richieste particolari di approfondimenti. Senti, vorrei capire se questo excursus che dici te, le lotte che ci sono state in quegli anni lì e la sconfitta che c'è stata del movimento operaio, quanto hanno influito, a favorire l'ascesa del fascismo. Ma soprattutto vorrei sapere da te, che sei, ha detto, uno studioso, la posizione del Partito Socialista, soprattutto rispetto alle lotte dei lavoratori di quegli anni lì, riferendomi soprattutto all'occupazione delle terre, delle fabbriche che ci sono state. Quello che molti di noi conosciamo molto bene, perché ci sono degli scritti chiari rispetto al Partito Socialista, soprattutto rispetto ai dirigenti sindacali, che non sono stati del tutto chiari, che erano tutto meno che a favore dei lavoratori, perché lo sappiamo, no? Lo sappiamo. Mi pare che un certo Antonio Grasci abbia definito il segretario della CGIL da allora, l'abbia definito un traditore. O mi sbaglio? No, non si sbaglia, ma lo stesso Gramsci, prima di diventare comunista, era socialista, diceva il grido del popolo. Sì. E in un articolo definì il Partito Socialista un circo Barnum. Il circo Barnum allora era un circo famoso, un americano che viaggiava in Europa, e c'era il fenomeno della nonna battuta, sparata dal cannone. Insomma, quello che si fa è un circo meravigliale, i grandi vicini, insomma, no? L'acrobazia. E allora, era lo stesso Antonio Gramsci di cui tu citavi il giudizio sul curriculum, aveva definito il Partito Socialista un circo Barnum, cioè io lo definisco un esercito di Franceschillo, in cui chi prima si alzava la mattina si infilava le scarpe, perché non c'erano per tutti, e quello che si alzava prima domandava per quella giornata. Il giorno dopo poi era un'altra storia. E così avveniva nel Partito Socialista. Cioè, l'occupazione delle fabbriche è stato un grande momento di tensione rivoluzionaria, peraltro non voluta da Gramsci né dal gruppo torinese di Ordine Nuovo, ma imposta dai sindacalisti rivoluzionari. L'occupazione delle fabbriche inizia a Genova. L'occupazione delle fabbriche inizia a Genova. Ad opera dei sindacalisti rivoluzionari. E i sindacalisti rivoluzionari erano l'equivalente a sinistra di ciò che dico la mandarina era a destra. Cioè, in qualche misura, nel 19, come lei sa, ci fu l'occupazione degli stabilimenti di Dalmine nel marzo del 19, e Mussolini andò lì a Piara a fare un comizio e una chiassata per dire che questo sciopero, l'occupazione delle fabbriche, con uno sciopero che non era uno sciopero, ma gli operai che rimanevano nelle fabbriche e continuavano a produrre, era creativo, era uno sciopero creativo.
ma che non portò né guadagni salariali né guadagni normativi agli operai provinciali. Fu un momento in cui si affermò i diritti del lavoro, si disse, la stampa disse, la stampa fascista, e i diritti dell'italianità. Ma le cose che stanno a dare qua non sono doppio avanti con l'occupazione delle fabbriche nel 1919 e furono tentate anche a Pavia, perché qualcuno ebbe il buon senso di dire: il processo dell'occupazione lo cominciamo noi. E chi lo finisce? Mi spiego? Cioè, in qualche misura la mia opinione è che l'occupazione delle fabbriche sia stato un fatto indotto in un particolare momento dai sindacalisti rivoluzionari, che non erano assolutamente, voglio dire, che erano impendenti, come dire, a sinistra, di ciò che a destra erano i mandati di Milano. Ora, la rivoluzione fu un momento alto della tensione rivoluzionaria, però le rivoluzioni non si fanno proprio l'occupazione, disse Giolitti. Dice, caro Agnelli, bombardiamo le fabbriche. Dice, questo no. È meglio averli chiusi nelle fabbriche che sciolti nelle strade, caro commendatore. E così finì l'occupazione delle fabbriche. Allora, il punto è questo. Nessuno nel Partito Socialista e poi nel Partito Comunista aveva un'attrezzatura necessaria per fare la rivoluzione. Mi spiego? Si gridava la rivoluzione, però nessuno aveva messo, come si dice, in riserva denaro e armi per poterla fare. La rivoluzione non si fa gridando rivoluzione. La rivoluzione, da quella bolscevica in poi, da quella francese innanzitutto, si fa con armi e pugni. Mi spiego? Cioè, voglio dire, nel 1919 che è successo? Il 28 settembre del 1919. Nel 1920, uno degli ultimi giorni dell'occupazione delle fabbriche, il colonnello capo dell'intelligence militare dell'esercito italiano, Camillo Calempe, emanò una circolare che consentiva agli ufficiali di entrare e di iscriversi ai fasci di combattimento. Ci fu una protesta del sottosegretario del Ministero dell'Interno e disse così non si può. E ci fu una controcircolare di Badoglio, che era allora capo di Stato Maggiore, in cui, tra virgolette, si negò. Calempi fu estromesso dall'ufficio e si negò la possibilità che i fasci dovessero iscrivere, non era proprio così, dice, però tra virgolette questi hanno agito per la patria. E così agendo per la patria, letteralmente, sa questo Calempi che nel 21 che cosa sarà? Sarà il comandante, dopo essere stato dimissionato dall'esercito, sarà il comandante delle squadre nazionaliste che sfilano a Roma, delle squadre nazionaliste di tutta l'area bolognese e romagnola, bolognese, emiliana e romagnola, che convengono a Roma per celebrare l'evento dell'onoranza di Gnocchi. Cioè, esattamente faceva quello che avevo ordinato con la circolare, che poi era stata rimessa nel cassetto, una volta decaduto dall'esercito. Al posto suo venne nominato il colonnello Piccevano, una vecchia volta dei servizi che era professore. Naturalmente, questa vecchia coppia dei servizi si informava sul Partito Sardo d'Azione al 6 novembre del 1922, però agli altri non esiste una carta di questo ufficio e non esiste una carta che questo, circa il fatto che questo sapesse o non sapesse, ma come faceva tutto quello, delle squadre di giustizia che venivano armate, per esempio, dei distretti militari. Spero. Quindi l'occupazione delle fabbriche in qualche misura fu quell'evento che consentì agli uffici dell'intelligence militare di imporre una strategia comportamentale a tutto il blocco d'ordine per armare i fascisti e disarmare gli antifascisti. Una cosa abbastanza complicata, sì, questo è il tuo punto di vista, naturalmente. Ah, certo. È il tuo punto di vista, perché i processi rivoluzionari non sono, diciamo così, immediati, sono di lunga durata, nel senso che prima di tutto le masse, per fare un determinato passo, devono avere anche la loro organizzazione, non l'organizzazione del partito, capisci? Che è una cosa diversa, capisci? È l'organizzazione, è la coscienza dei lavoratori, non è quello che diceva il sindacato, capisci? È una cosa diversa. Ma io sono d'accordo con lei. Il problema è che
Mentre il medico studia, il malato muore. Mentre i lavoratori si organizzano e creano la loro coscienza rivoluzionaria, quelli fanno la controrivoluzione. Mentre i lavoratori accrescono la loro coscienza rivoluzionaria e si attrezzano, come dice lei, gli altri fanno la controrivoluzione. Cioè, se mettiamola così, io l'ho detto con un modo di dire meridionale, mentre il malato, mentre il medico studia, il paziente è questo. C'è una domanda da qua dietro. Non è assolutamente così. Va bene. Non è assolutamente così. Sì. E quello che è successo. Però non facciamo un dibattito tra voi due, no. Facciamo a fare le domande. Ce n'è una qui una della signorina. No, non vada via, vai. Signora. No. Sono qui, la mia amica, a sentire. Prego. Io penso che non sia male chiarire un po' le cose. Come? Per evitare degli equivoci, come l'ha presentato il compagno che abbiamo detto. Ha parlato di tradimento del movimento sindacale a proposito del mancato salto di qualità. C'era il quotidiano di Firenze, di cui non di cui parla l'Avanguardia, che diceva: compagni, l'ora fatidica sta per scoccare. Sì. Siamo pronti alle armi, siamo pronti per la rivoluzione, ma Turati da una parte e Lenin dall'altra dicevano che tutti quei movimenti, le occupazioni delle fabbriche non avevano uno spirito rivoluzionario. Credo che se si accettano queste analisi di Turati da una parte e di viene dall'altra, anche quelle supposizioni di Gramsci che riteneva possibile il salto di qualità, il salto rivoluzionario, a un certo punto si capisce che purtroppo erano infondate, perché non c'era nelle masse uno spirito rivoluzionario. Gaetano Salvemini, nella sua storia sul fascismo o lezione ad Harvard, scrive testualmente questo. Lui in quel momento lì del possibile salto di qualità, nei momenti in cui sembrava più possibile, le occupazioni erano portate quasi all'estremo, si trovava a Firenze e diceva che era una cosa deplorevole vedere che la gente, perché purtroppo il salto di qualità, secondo alcuni, consisteva anche nel saccheggiare i negozi, vedere la gente con fiaschi di vino per le strade. Ecco, questo purtroppo era lo spirito rivoluzionario. Io non credo che tutti coloro che occupavano le fabbriche credevano fossero dei cialtroni che saccheggiavano. Credo che avessero certe intenzioni, però secondo Turati, da destra diciamo così, e Lenin da sinistra, quello spirito lì non era uno spirito rivoluzionario. Da qui il fallimento della possibile rivoluzione. Se si sta a dati forniti da questi soggetti qui. Aggiungo un particolare. Nelle giornate del luglio del 1919, in cui si dà l'assalto ai negozi, gli scioperi contro il caro vivere, a Trieste chi faceva la voce grossa ed era un organizzatore degli assalti si chiamava Francesco Giunta, che poi sarà RAS fascista a Trieste. No, ma questo lo racconta Salvemini nello stesso passaggio. Tra i francesi rivoluzionari erano quelli possibili, probabili e futuri fascisti, quelli che fomentavano gli scioperi molto spesso, che incidevano. Ma il problema. Ora, non a caso Turati e Lenin parlavano di mancanza di spirito rivoluzionario, perché c'erano queste frange, poi lo chiamiamo infiltrati, chiamiamoli come si vuole, ma le masse purtroppo, difetto anche se si vuole, limiti organizzativi sia del Partito Socialista sia del sindacato, indubbiamente, però la cultura, sì. Il popolo italiano è diventato popolo con l'ausilio di stati stranieri. Nel 59
poi nel 61 lo Stato italiano è diventato Stato con l'aiuto della Francia, ha completato l'unificazione con l'aiuto della Prussia nel 66 a un certo punto. Siamo purtroppo lo Stato di carattere italiano non ha uno spirito rivoluzionario. Siamo questo. Lenin ne diceva queste cose, ma aveva il suo piano Trotsky. E Trotsky era uno che organizzava l'esercito. Sì. In Italia Trotsky non c'era. Chiunque teorizzasse la rivoluzione. Ma Trotsky non ha parlato dell'Italia, Lenin ha parlato dell'Italia. Sì, ma io mi limito a constatare che Trotsky organizzava l'esercito sovietico, l'esercito dei soviet. Cioè, rapporto il discorso alle armi e ai soldi, questo voglio dire. Cioè, poi c'era pure il problema della coscienza rivoluzionaria, ha ragione lei. Però senza soldi e senza la rivoluzione non si fa. Quindi, sì. Quale che sia lo stato di maturazione della coscienza rivoluzionaria del proletariato, che poi ha i suoi difetti. Io ho parlato prima di Cicco Barrum del Partito Socialista, nel senso che, per esempio, l'ignavia di questi dirigenti arriva al punto che si va alla guerra e si decide di né aggredire né sabotare, questa è la parola d'ordine, no? Che significa? Significa queste due cose che sono completamente diverse l'una dall'altra. A Milano, a Bologna, ci sta Caldara o Zangheri, mi pare si chiamasse Zangheri il sindaco, no, non Zangheri confondo con l'altro sindaco, allora, sì. Comunque un sindaco socialista di Bologna, che organizza i comitati di assistenza, cioè la guerra produce lutti, produce una serie di danni e tra virgolette i comuni socialisti si ingegnano a supportare lo sforzo bellico aiutando quelli che maggiormente ne patiscono i danni. A Torino, siccome la direzione del Partito Socialista ha lasciato arbitri delle singole federazioni circa i comportamenti perché né aderisce né sabota, a Torino viceversa vengono gli intransigenti. Vince cioè Gichin Barberis, Francesco Barberis, che dice no, noi non ci vogliamo avere a che fare con un moderato di Torino. Allora succede questo, che Renato che Bachi, che è un consigliere comunale socialista del Massone, si dimette dal PSI, viene cacciato dal PSI, dal Partito Socialista, e diventa collaboratore del giornale di Massone. Donato Bachi è l'esperto finanziario, per ragioni l'esperto finanziario del Popolo d'Italia dal 1915 al 1919. Poi si tace, è breve pure, insomma, peraltro questo incidentalmente. Che voglio dire? Voglio dire che tu partito, tu direzione del partito, non ti assumi la responsabilità della scelta nell'uno e nell'altro caso. E lasci, tra virgolette, il partito in balia delle ruote. Questo non è fare politica. Per un partito che poi la direzione della Confederazione Generale del Lavoro fosse riformistica e non c'era nessuno che si sognava la rivoluzione. Questo è un dato acquisito, cioè nel senso che è un dato risaputo. Il problema della rivoluzione sì, è un problema della rivoluzione no. È un fatto che certo si scontra con la deficienza immensa del Partito Socialista nel condurre, nell'essere presente, voglio dire, nel fatto di cui si parla. E nel dirigere, perché un compito di un partito rivoluzionario, qualsiasi partito che faccia opposizione, è quello di dirigere, è quello di, come dire, di dettare una linea, è quello di essere, come dire, di analizzare le situazioni e di fornire delle strategie. Chi sia stato maggiore, chi sia un partito. Eh sì. Oh, dopodiché, tra virgolette, così andarono le cose. Infatti... E il problema, come dire, qui non si tratta appunto, non si tratta di stabilire delle responsabilità, si tratta di ragionare sugli eventi. E quell'occasione passò e non è stata mai più ripetuta in Italia. Poi non so quale che sia lo sguardo, la relazione con cui si guarda a quei fenomeni. Non c'è dubbio che la reazione del Partito Comunista fu un elemento che indebolì complessivamente il movimento operaio. Perché nel momento in cui si certificava la presenza di un partito forte capace di dirigere una rivoluzione, si deprimeva lo strumento di massa con cui la rivoluzione poteva essere evitata. Cioè, gli allineamenti tra partiti comunisti e socialisti non giocavano al proletariato. Mi spiego, la guerra tra l'uno e l'altro, gli improvvisi, le inventive, non giocavano al proletariato. E fu un elemento di disunione, insomma, che facilitò il compito dei fascisti. Ma questa è storia. Cioè, questi sono fatti accaduti. Se ne discute perché, insomma, il mio cuore va da sinistra, il vostro cuore probabilmente pure va da sinistra. Però così è andata la cosa. La lezione, ti tolgo la parola su quest'ultima cosa, se proprio una lezione sull'utopia, è che
Allora, c'era un comandatino da mie parti che diceva così. Dice, allora, se vagli, se incontri un uomo e vuoi ucciderlo, sei animato dalla decisione di ucciderlo, probabilmente lo ferisci. Se vai con l'intenzione di ferirlo, probabilmente alzi la voce. Se vai per alzare la voce perché ti ha fatto un torto, state attento che ti piglia lui a te. Cioè, tu non minacci la rivoluzione se sei senza strumenti per farlo. Questo voglio dire, insomma, in sintesi, in poche parole. Che naturalmente non è necessaria un'analisi esauriente rispetto ai canoni interpretativi che noi abbiamo, però è un dato di fatto oggettivo. Questo è. Ma non è una lezione che se ne possa ricavare, perché secondo me la rivoluzione è un'altra cosa. La rivoluzione è creare un modo di produrre in cui non esistono né schiavi né padroni. Un modo di produrre, insomma, che faccia contento un po' tutti, insomma, perché tutti quanti abbiamo il diritto di vivere e di sopravvivere nel migliore modo possibile. Stavo chiedendo, appunto, la sua ultima affermazione è stata che la sua ricerca di verità, la sua voglia di ricercare la verità nasce dagli ideali che appunto gli sono stati trasmessi, quindi dai valori culturali, appunto, e dalle persone che si è, immagino, incontrato a conoscere durante il suo percorso di vita. E quello che volevo chiederle io è, io in quanto giovane, perché appunto ho 23 anni e forse prima o poi entrerò anche nel mondo del lavoro, mi chiedo, dal momento che non è una società che offre molti valori alternativi, anzi tende a omogeneizzare il tutto in qualcosa di anche molto subdolo, vorrei sapere, dal momento che noi non abbiamo degli ideali come giovani così radicati culturalmente e non abbiamo neanche delle persone che identificano dei valori forti, quale armi possiamo avere noi, oltre a, sì, sicuramente la cultura, però non è trasmessa, quindi partendo dal presupposto, se io non l'avessi mai ricevuta, come mi dovrei armare, o diventare direttamente io un modello da seguire, o vanno ricreati questi modelli, qual è il meccanismo? Non ci sono modelli da imitare, devo cercare di essere una persona libera, devo ragionare soprattutto, non esistono altri strumenti, diciamo, parametri. Poi ho naturalmente una risposta disarmante, però che apparentemente è disarmante, però lei si provi, voglio dire, a fare. C'era Francesco De Santis che faceva quotidianamente i conti dei soldi spesi, cioè lui stava a Napoli, studiava a Napoli, aveva pochi soldi da casa, insomma, aveva pochi soldi, e comprava, sistematicamente segnava le spese fatte, in modo tale da avere una registrazione quotidiana delle cose. Delle spese fatte, quello necessario e quello non necessario. E quindi un modo di invigilare se stessi, insomma, avrebbe detto Benedetto Croce. Cioè ragionava sulla cosa che faceva, questo è l'unico sistema, voglio dire, per essere. Oh, naturalmente, io ho fatto l'esempio con tutti dei conti, ma se uno legge la letteratura italiana di Francesco De Santis, secondo me scopre come letterati. Non so se rende l'idea. Cioè, voglio dire, Francesco De Santis, nessuno gli aveva detto tu per essere Francesco De Santis devi emulare qualcuno che è stato prima di te. Ha cercato di usare gli strumenti che aveva. E lo strumento prioritario per fare intelligenza sulle cose, per fare intelligenza sulle cose, è usare la propria mente. Questo abbiamo. Va bene, lo farò allora. Gerardo è uno studioso molto particolare, della cui specie esistono pochi in Italia, perché la ricerca storica passa attraverso le strutture universitarie e questo è giusto che sia così, cioè una società veramente capace, efficiente, deve avere le sue strutture. Lui per storia personale, storia caratteriale, per tutta una serie di vicende che lui ha anche pudicamente accennato, quella della sua origine, eccetera, ha avuto un destino diverso. Non si è lasciato arrendere davanti al destino e ha lasciato la sua testimonianza. Ora lui ha detto a un certo punto che la sua storia è fatta su documenti, ha detto che il documento vuol dire voce in sé. Allora io, Gerardo, ti voglio fare una piccola correzione. Questa parola documento, per indicare la testimonianza storica, è una parola recente. In passato si usava la parola monumenta, non monere. Monumenta, il monumenta viene da moneo, che vuol dire una cosa un po' diversa da insegnare, vuol dire ammonire, ricordare, esortare, testimoniare, cioè una parola di una ricchezza di significati molto più pregnante che non. E c'è questa parola anche in tedesco, Mahnung, che vuol dire ricordo,
cioè quando ti dicono che tu non hai pagato una multa, è una mano, però mano neanche, l'eredità che ci hanno lasciato quelli che sono venuti prima di noi, che ci avvertono, attenzione, ricordati di quello che è successo. Allora, secondo me, Gerardo porta dentro di sé anche tutta questa cosa, cioè questa vitalità, questo sangue che spesso non c'è nella ricerca storica accademica, la quale è la creazione di, diciamo, di prodotti che devono essere scientificamente puliti. Allora, lui ha questa doppia anima, per cui c'è questa, diciamo, propulsione morale, etica, diciamo, morale ora è una parola poco praticata, e nello stesso tempo una cosa che io voglio sottolineare, che Gerardo, e forse voi non sapete, è un mago degli archivi, è un mago, un autentico mago degli archivi, che è stato sfruttato da sottoscritto, che è stato sfruttato da istituzioni italiane, che a prezzo di poche lire gli dicono fai questa lire. Poi dopo chi ha scavato negli archivi con spirito di storico e quasi poliziesco non viene ricordato, perché è un lavoro servile. Invece qui noi abbiamo la prova come questa capacità di camminare dentro i fatti cercando di capire il più possibile come sono andati è una componente importantissima della storia, che una volta si insegnava all'università e si chiamava critica delle fonti. Ora non si pratica più la critica delle fonti, ora si fa la narrazione, ma la narrazione non è storia, la narrazione è un genere letterario diverso dalla storia, ognuno racconta quello che gli pare a lui. Benissimo, all'università confermo. Allora, io sono contrario, faccio l'università, poi mi dite voi dove è. Vabbè, poi dici la tua verità, ognuno dice la sua. Poi a un certo momento non è che esiste una verità oggettiva uguale per te. Poi dipende anche dall'università che si frequenta. Io dico, certo, io dico la verità. Io vengo dal mondo classico e ho una preparazione che si avvicina di più alla sua che non a quella di certi storici contemporanei, i quali pubblicano un libro all'anno di 500 pagine. Io non so come si fa a tempo a leggere quello che lui ha scritto. Allora, detto questo, però io volevo fare un'osservazione, il metodo Montanelli. Un'osservazione proprio nel merito del tuo libro. Noi abbiamo con lui abbiamo discusso continuamente, non è che io condivido tutto quello che lui dice, abbiamo discusso continuamente, anche polemizzato affettuosamente. Allora, per tornare proprio al tuo libro, secondo me questa storia delle fabbriche, della rivoluzione, delle armi, io piano piano sono andato allontanandomi da questa idea che la rivoluzione, scusa, si fa con le armi. In momenti eccezionali si può fare anche con le armi, ma secondo me la rivoluzione è un processo molto più organico alla società, che a un certo momento, se tu fai la rivoluzione con quelli che hanno occupato le fabbriche e ti dimentichi il meridione, il quale è l'assente, tu fai una cosa che poco dopo ti si frantuma fra le mani, cioè i meridionalisti, Giustino Fortunato, Francesco Saverio Nitti, Benedetto Croce, Giovanni Gentile, mentre succedeva tutto questo al nord, che facevano al sud? Eppure erano arrivati a posti di grande responsabilità. Cioè questi qui non avevano contatti con le plebi meridionali, i contadini meridionali erano condannati a fare dei giaccherini, ogni tanto esplodevano, distruggevano, ammazzavano e poi ritornavano nelle cose. L'unico intellettuale settentrionale che trattava con gli intellettuali meridionali appartati, chi era? Un liberale, non era un comunista o un socialista, si chiamava Gobetti. Si chiamava Gobetti, che ospitava nella rivoluzione liberale. Ma è morto nel 26? Sì. È morto, era quasi un bambino. Che, appunto, che periodo di tempo ha vissuto lui del Mussolini? Era quasi un bambino. Certo. Che poteva dire del fascismo? No. Ha vissuto alcuni anni. No. Ha dato la sua testimonianza. Testimonianza di opposizione al fascismo, è riuscito a capire che il fascismo era una involuzione. A te, una cosa più importante, a te, che il fascismo è l'autobiografia della nazione, e aveva ragione Gobetti.
come allora ma questo secondo te sì. Allora, è bella la battuta, è bella, però questa battuta possiamo fare pure allora svestiamoci dei panni degli storici in questo momento, cioè potremmo analizzare gli eventi presenti e potremmo convenientemente dire che chi è Salvini, scusate il termine, ma è quello che della nazione. Ci saremmo, ma non avremmo capito, la formazione è bella, ma non avremmo capito com'è che siamo arrivati a Salvini. Oh, cioè, che voglio dire? Io ho lavorato col centro Coppetti e dunque i miei orientamenti sul piano delle intellettuali, impegno, storiografia e compagnia bella sono stati in successione. Salvemi. Gramsci, Coppetti e chi più alla fine, insomma. Come dire, sono questi, voglio dire, mi ruoto intorno a questi personaggi. Sono stato pure con Sesta Croce, so parecchie cose di Croce, però insomma, come dire. Ma io direi che né Giustino Fortunato, né Benedetto Croce, né Coppetti e perfino Gramsci non hanno realizzato, scusate la presunzione, ma un punto che fa parte un po' della mia opinione variamente maturata, che il capitalismo è come il nido con le piogge scende a valle e sonda e bonifica le pianure dell'Egitto e gli egiziani cambiano. Ma le esondazioni del nido devono essere regolate, controllate, sennò le esondazioni sono distruttive. Così pure per il capitalismo, che è una forza, è una dynamis, oltre che un apparato, un sistema, un prodotto, un insieme di forze, è alla greca una forza, una dynamis, che travolge tutto, può rischiare di travolgere tutto. Per fare esempio, il quartiere San Paolo di Torino era popolato negli anni 20 da gente che contadini che venivano dal Vercellese, che portavano nella solidarietà tra comunisti e antifascisti i legami parentali e comunitari delle piccole comunità del Vercellese. Per esempio, quando io sono stato borsista all'Enaudi di Torino, i meridionali mi chiamavano, non me, perché bazzicavo gli ambienti dell'Enaudi, ma li chiamavano Napoli. Cioè, nel senso che il capitalismo divide. Il capitalismo usa una parte del territorio come massa di manovra, insomma, per i propri bisogni. Cioè, crea disequilibri. Oggi con l'ambiente, magari, no? Cioè, nel senso che siamo alle soglie di soluzione epocale, insomma, e provoca squilibri. Durante la guerra fu fatta la legge Soleato, per cui fu consentito agli industriali elettrici di costruire delle dighe per produrre energia elettrica con la scusa dello sforzo bellico, naturalmente deviando altri fiumi del nord per fare le dighe. E naturalmente l'agricoltura preesistente ne ebbe a risentire, perché il contadino non produceva più quel zucchero che produceva prima, ma perché non aveva acqua. Che l'acqua era tenuta dalle dita. Cioè, che voglio dire? Voglio dire che la questione meridionale, come l'hanno affrontata loro, è in qualche misura discinta, separata da una questione complessiva che si chiama rapporto di potere. Qui è una, lì è una, tra chi conduce il ballo, tra il nino che esonda e, tra virgolette, i paletti di resistenza che non ci sono, i sacchi di sabbia che non reggono l'urto dell'onda di piena. Non so se rendete. Quindi il problema oggi, dal punto di vista politico, sarebbe una complessità enorme di mettere insieme i fini di un discorso. Perché adesso siamo oltre il pranzo, oltre la frutta, siamo alla polverizzazione di ogni discorso, siamo all'analfabetismo di ritorno. E anche chi fa questi discorsi rischia di essere analfabeto, perché non possiede tutti i dati, voglio dire, del problema. Perché oggi c'è l'Europa, oggi ci stanno i fondi di investimento, oggi ci stanno una complessità, voglio dire, immaginabile rispetto al mondo di vita.
ma credo che neppure loro, voglio dire, avessero, come ognuno, voglio dire, siamo tutti nel fiume. Allora, quando uno è nel fiume, non ha una visione prospettica del corso del fiume, cioè dall'alto, insomma, uno vede scorrere, vede i meandri, insomma, sfocia verso il mare. Siamo tutti quanti nel fiume, abbiamo tutti quanti una logica, voglio dire, per cui vediamo fino ad un certo punto e non oltre. Siamo pure noi sommersi dalle acque, nel fiume. Mi spiego? È una difficoltà questa a capire le cose. È fortuna di pochi quella di riuscire a guardare gli eventi da un punto più alto. Ed è spesso volte casuale. Io, dopo aver letto tutto grande, sapendo che ho letto tutto grande, cioè naturalmente ho cercato di meditarlo nelle medie del possibile. Ma l'idea è che, per esempio, lui aveva capito, per esempio, lui fa studiare, per esempio. Dunque, nella pubblica sicurezza del 1925 si trovano dei documenti, delle elaborazioni sulla questione agraria a Palermo, in provincia di Palermo, che erano il frutto della sollecitazione di Gramsci a studiare la questione contadina. Gramsci non ha potuto giovarsi, oltre il saggio sullo stato operaio quando era in carcere sulla questione contadina, di questi apporti. Se ne è giovato Serenni per fare il libro sul paesaggio agrario, che era lo sforzo collettivo del Partito Comunista di studiare la questione agraria in ogni federazione. Cioè, certe cose furono viste, altre, tra virgolette, no. Cioè, il meccanismo integrato, voglio dire, del sistema che disequilibra, l'analisi della corsa d'urto del fiume del Nilo che invade l'Egitto è... Mi spiego? Cioè, oggi un'analisi del capitalismo, come esso è, qual è, per dirla con Mandino, insomma, per l'Italia qual è? Il capitalismo qual è? Non c'è. Non c'è, anche gli operatori economici. E quindi, come si possono cambiare le cose quando non si ha coscienza di che cosa bisogna cambiare? È un problema, come si dice, un serpente che si mangia. Ma chi se siamo alla politica, questo non c'entra con la storia. Il discorso di realismo, cioè, ah, sì. E se ne è andata bene. Come? Come? Perché sì. in pieno scontro tra DC e PC, negli anni 50 abbiamo scritto quel libro, abbiamo imparato tutti, ma quel libro è firmato da Emilio Sereni, ma è stato pensato da Antonio Gramsci. Quello che voglio dire è gramsciano, è una dimostrazione, cioè quello che voglio dire, ci stanno analisi suppletive, cioè la gente è emigrata dal sud, ci stanno analisi esaustive e completive degli spostamenti della popolazione in Italia connesse ai fattori di mobilitazione del capitalismo. Mentre qui in Toscana si diceva l'etnogeno, che si banalizzava, si denigrava, tra virgolette. Si sottovalutava la riforma agraria fatta diciamo un po' a Pazzi Bocconi, cioè, però lui in quel libro lì dice che 72.000 famiglie hanno avuto la terra. Ma poi tanto è stata la forza di trazione del fiume che pure quelle terre acquistate da quelle tante famiglie hanno abbattuto la legge. Allora se lei va nel mezzogiorno, dico nel mezzogiorno di oggi, vedrà macchie, non vedrà più campagne, macchie. È l'abbandono. Io sono di un paesino che contava nel 1903 605 abitanti, ed era il paesino più piccolo, il comune più piccolo del circondario di Valle della Lucania, Cilento. Adesso non è neppure più comune, perché per una riforma amministrativa fascista il comune è più accorpato in un altro comune vicino. Ma gli abitanti sono diventati 400, compresi gli stranieri, cioè quelli che vivono al fronte, grosso modo. E si andrà verso lo spopolamento. Ma questo accade a Castelluccello, accade a molti paesi del sud, accade pure a molti paesi di montagna del nord. Cioè, nel senso che l'agricoltura o si fa, tra virgolette, nel momento, come dire, bruciato il terreno per evitare che ci siano i parassiti che inquinino le piante, che inquinino la turba, ma non si fa. Ma qui siamo sulla politica, siamo sulla, come si dice, su altre cose, insomma. Siamo lontani, sono discorsi belli e bassi, ma... Ma io leggendo il libro di Gerardo ho capito una cosa, che come la borghesia è in grado di creare quei processi egemonici per arrivare a determinare i processi utili ai propri interessi. E
la costruzione del fascismo entra proprio in quella dimensione. È importante però capire, tramite anche questo libro, il ruolo di questa organizzazione di stampo militare, che è la massoneria, no? Che ha questa caratterizzazione. Ma le cose non sono così, cioè il soggetto della massoneria va e nella, come si dice, la polizia va, la massoneria esegue, entra nei 40 sì, anni il processo dello sconfiggimento. I processi sono integrati. Cioè nel senso che il borghese è il massone che prende certe cose ed è massone, come dire, insomma, cioè sono alternati, cioè l'adeguamento, come si dice? Allora, sì. La cosa che volevo aggiungere, diciamo, nella competenza del ragionamento, scusami, è questa. La massoneria, come si vede, si muove sul nostro territorio, però non è una massoneria totalmente locale. Va a Parigi, ha delle conferenze, si muove su scala planetaria, non è un'organizzazione tipicamente nazionale, è un'organizzazione internazionale. E se non si capisce questo ruolo, non si capisce perché c'è l'integralismo degli enti, che parla proprio della contrapposizione della logica comunista con questa visione internazionale dei processi. Il capitalismo non può muoversi negli ambiti strettamente nazionali. E quindi proprio ed è ridicolo oggi che c'è gente che non capisce l'importanza dell'unificazione europea. Lo Stato nazionale nasce dentro un processo di internazionalizzazione del capitale, e questo processo continuerà a crescere, sarà sempre più un'esigenza anche delle masse, però egemonizzate dal taglio borghese dell'unificazione. Ma allora noi ci dobbiamo porre un problema: esiste un taglio sull'economia da parte del proletariato, una visione alternativa su come innestare i processi economici in una società per arrivare alla costruzione di una società internazionale che abbia appunto, tramite questa visione, la possibilità di costruire un modello sociale solidaristico completamente diverso da quello competitivo e antagonistico che ha la borghesia. Perché l'operazione del fascismo è proprio la frantumazione, la divisione, il mantenimento di queste separazioni tra la questione meridionale e la questione del nord, in seguito, perché il sud deve essere utilizzato come massa di manovra, no? Per una previsione di industrializzazione c'è bisogno di manodopera a basso costo. Oggi come si usa il terzo mondo, il quarto mondo e il cielo? Qual è per la stessa funzione? Qui è stato fatto su scala più ridotta, per i nord meridionali, ma si fa la stessa cosa con il resto del mondo. Con una cosa, che noi consideriamo fascismo i valori, i comportamenti, i fatti del fascismo compiuto. E questo significa partito unico, significa decisione del presidente Mussolini, significa tra virgolette interpretazione attraverso il filtro di Mussolini dei desideri dei vari Valletta, Conti e altri gruppi alti industriali. Il problema è che nel 1922 nessuno poteva, anche nel 1922, nel 1922 si poteva dare appoggio al fascismo per battere il movimento operaio, con l'arma in pugno. Dopo aver sequestrato agli operai, ai militanti socialisti e comunisti e altri che erano in possesso. Quindi sono arrivati alla trasformazione, dopo aver trasformato gli altri e altri socialisti, arrivavano i fascisti con l'arma, pum, pa, e se ne stavano. Modellistica sia utile nella misura in cui aiuta a capire le cose, ma il problema, tra virgolette, c'era Gaetano Salvemini, che era citato dal problema, cioè recitava negli ultimi tempi la parola borghesia. Nel senso che diceva rapportatemi i processi alle persone che le mettono in atto. E questo è un stato principio. Perché allora, un stato principio perché? Se Gino Olivetti mi esprime una posizione della Confindustria che è conflittuale o aggiuntiva o disgiuntiva rispetto ad un assetto dato, io lo attribuisco a Gino Olivetti, e Gino Olivetti è l'uomo che conta, perché è una persona intelligente che dirige la Confindustria nel 1922, agli industriali in cui
se viceversa dico la borghesia, dico altre cose che non c'entrano con Cinque Verdi. Dico anche altre cose che non c'entrano esattamente con Cinque Verdi. E parlo per esempio di agrari, che in qualche misura non sono sulla stessa linea di Cinque Verdi per quanto riguarda la tariffa doganale o per quanto riguarda quelli delle assette produttive. E c'è una consenso, cioè, che voglio dire? Che è bene non perdere di vista, anche quando si hanno delle intelaiature teoriche, i soggetti concreti, le persone fisiche che fanno i fatti. Sì. Non scogli, io ho studiato Mao dice c'è una contraddizione in seno alla classe che esiste e che produce gli Olivetti in contrapposizione magari agli Agnelli, però esiste. All'interno di questi meccanismi che la classe produce, poi esiste la sintesi dentro quella classe. E la sintesi che determina le cose. È determinata da chi è più forte all'interno dalla linea politica. Perché anche Adriano Olivetti, stranamente, no? È morto su un treno. Però sai, io che sono uno che penso che Giulio Cesare non sia suicidato. Dico che strano, l'uomo fondamentale per l'informatica nel mondo muore improvvisamente su un treno, no? Sì, okay. È morto per cancer. No, è morto di ictus come tutti i dirigenti del Partito Comunista. Sì, ma tutti i dirigenti del Partito Comunista muoiono di ictus, come mai? Però ci sono anche diciamo delle morti che noi sappiamo che funzionano, c'è chi ha passato, perché ti ho detto, da Vieni fino a Berlinguer sono tutti morti di ictus. Poi ho una domanda, quando Mattei sono mica suicidato, no? Allora, volevo ringraziare Gerardo Padulo che riporta appunto la storia a una successione di fatti, persone, movimenti di soldi che sono, sembra così a leggere la storia come viene semplificata, che appunto Mussolini abbia fatto tutto da solo, chiamando la gente alle armi e trovando un consenso così, per il suo fascino e la sua capacità di eloquio. Quindi ringrazio moltissimo per questa ricostruzione puntuale e fatta appunto di dati. Mi chiedo se il corporativismo poi che viene introdotto dal fascismo può in qualche modo essere mutuato dalla massoneria? No, le fondi la grande scuola del corporativismo cattolico. A Pisa insegnava Giuseppe Donioli, che poi sta diventando santo, cosa come una parete di libri sul Medioevo, sulle città grandine, sulle città toscane e sulle corporazioni. E naturalmente il suo intento era di valorizzare la natura cristiana del fenomeno, cioè città come Firenze raggiunsero prosperità e successo solidarizzando e combattendosi contemporaneamente l'arte della lana, i cardatori, i tintori, si battagliavano, però voglio dire stavano insieme cristianamente andavano sulle file di piatti, di ciambagni e vendevano le pezze, si facevano ricchi e nacque, come dice Chiesa, il cronista Fiorentino, un'altra Firenze sulla comunità di Chiesa. E questo lo dice Antonio. Ci stanno allora di teorie corporativiste, in quanto teorie prima del 19 non ce ne sente nessuno. Ci stanno i comitati di mobilitazione industriale che indicano forze padronali e forze operaie all'interno della struttura produttiva per la guerra. Per raccontare al signore che sono andato, c'erano sia dei sindacalisti rivoluzionari, Rossoni e altri in queste strutture di parte operaria, come c'erano industriali, come banchieri, come Eder, che erano industriali dell'interno. Tutto regolato dai tenenti, dagli militari che sovrintendevano a questi organismi di compensazione, cioè c'era un problema, lo discutevano, lo risolvevano, cercavano di salvare. E naturalmente con lo Stato che pagava, perché durante la guerra si realizza laddove
l'industria produttiva della guerra stanno avendo un regime di piena occupazione, cioè i tempi di contratti all'interno e all'estero attraverso i prestiti e attraverso i prestiti all'interno e i prestiti nazionali e all'estero consentono di favolosamente, come dire, una pioggia di soldi che investe l'apparato produttivo. E naturalmente molti diventano ricchi e tutti quanti lavorano, perfino le signore che producono sciarpe e maglioni per sciarpe di lana e maglioni per i combattenti, che venivano minimamente pagate, insomma, no? O fin dove la guerra arriva, dove la guerra non arriva, cioè nelle campagne, per esempio, i contadini sono a fronte, le donne, quale vecchia e compagnia bella, cioè solitamente, soprattutto, si ha un decadimento, voglio dire, sono stressate le campagne, insomma, perché si deve zappare di più, sono persone che non sono abilitate, non sono pieno delle forze per fare questi lavori e si produce di meno. Naturalmente in certo tipo di campagne, perché voglio dire, ci sono le campagne capitalisticamente organizzate che producono a tamburo battente per la guerra. Questo durante la guerra. Dunque, e dicevamo, quindi, a parte questi fatti che sono anch'essi di natura corporativa, cioè contrattata, cioè abbinata tra forze del movimento operaio e forze dell'apparato produttivo, le prime teorizzazioni, dopo questa grande teorizzazione di Toniolo, avvengono nel 19, pure di Mussolini, ed è il caso San Sabò. Ed è di origine francese, nel senso che nel 18 viene tradotto in italiano un libro preparato da Bonomi, di un certo Lisis, che Lisis era un pseudonimo, adesso non ricordo come si chiamava, Lisis signore, era un democratico francese che propone per integrare gli operai la rappresentazione degli interessi a livello di Camera dei Deputati. Cioè la Camera dei Deputati una lettera dirà Mussolini, io come politico posso avere simpatia per il Partito Socialista, come produttore posso invece avere interessi che conflicono col Partito Socialista. E quindi, questo nel 19, nella riunione di San Sepolcro, io posso votare secondo i miei interessi e secondo le mie idee, diversamente. E quindi c'è bisogno di una rappresentanza degli interessi. Questo passaggio viene solitamente recuperato come la teoria corporativa del Duce, che è proprio ovviamente di derivazione francese. Quando viene letto il Gran Maestro, invece, lì la lezione è molto più trasparente, perché cita il capo delle città toscane che diventano ricche e corporative. Allora la lezione di Toniolo è abbastanza chiara, tenuto conto che nel fondo Torreggiani, conservato a Firenze, tra le altre cose lui ha conservato un libro di economia politica di Giuseppe Toniolo. E quindi, insomma, in qualche misura ma resta il fatto che poi il corporativismo è un'invenzione successiva. Per quale motivo? Perché fino a quando, fino all'occupazione delle fabbriche e dopo, il partito fascista, i fasci di combattimento, non avevano un sindacato di riferimento. C'erano dei sindacati economici minuscoli, per esempio tra i posti telegrafonici, ma che raccoglievano scarsissime forze, insomma, come gli operai. Le cose cominciano a cambiare quando l'Unione Italiana del Lavoro, che era un'organizzazione dipendente sostanzialmente, come si chiamava, Rossoni era il ragazzo di bottega di De Ambris, e De Ambris era un sindacalista rivoluzionario massone, che va con D'Annunzio, che in qualche misura, insomma, cioè questi sindacalisti rivoluzionari è una strana storia, è il nostro idea da bene. Perché, come dire, mentre i riformisti dicevano che il partito non era buono, bisognava tagliare il partito perché eravamo secco, si disse nel 1910, bisognava costruire un partito del lavoro, i sindacalisti rivoluzionari dicevano che il partito non ha diritto di esistere perché la rappresentanza del proletariato è data dal sindacato. E quindi facciamo tutti i sindacati e facciamo la lotta d'offranza contro il capitalismo. E facciamo uno sciopero oggi e uno sciopero domani, sempre più largo, sempre più profondo, sempre più avvincente, e sarebbe la rivoluzione. In realtà poi ci fu lo sciopero agrario di Parma nel 1908 e
Alcesa De Alves fu salvato dalla macchina di un genovese Grasso e fu portato in Svizzera. Cioè, per dire le cose di questo mondo. E le cose vanno così, cioè, mentre voglio dire, ecco la conclusione, questo è il catena mestiere, lo so, mentre poi che pensate un punto, si aprono delle cose troppo immense. Cioè, come nel pubblico. No, io ti volevo fare la domanda, poi dopo sono stato scavalcato da altre cose qui. Cioè, la domanda è proprio sulla cosa che è il nucleo del tuo libro, però che in questa conversazione è un po' sfuggita di mano, cioè la massa del genere. E il libro si chiama l'imperata progenie, vuol dire, rispieghiamolo, vuol dire che la massoneria è stata, come dire, maieutica, dopo è stata messa da parte, vuol dire sì. Questo, no? Allora, cioè, come quando tu sei un killer, e poi dopo fai fuori il killer. Non sei vero. Allora, tu... Mi pare che ci siamo arrivati con Tognolo, ma partendo dalla citazione due fatti di Mussolini, sì. Mussolini e il cristianesimo propulsore della storia d'Italia, no? Sì. L'eredità di Roma, eccetera. È qui che, insomma, su questa contraddizione che vorrei farti la domanda. Mussolini, quando era rivoluzionario, ha scritto un libro che si chiama La Mussa il Verino. Cioè è un inneggiamento all'eretico contro la Chiesa che l'ha bruciato vivo. No, non era anche un risultato fosse dichiaratamente ateo. Però ha scritto questo libro, va bene, che è contro la Chiesa, perché Hus era un ribelle che è stato bruciato vivo per costanza. E poi dopo è stato bruciato Girolamo da Prato all'epoca che aveva il legno. Allora c'è un Mussolini che è anti, che è nella tradizione risorgimentale anticlericale. Anticlericale anticattolico. Poi a un certo momento scopre questa visione per cui il cristianesimo è l'erede dell'antica Roma. E questa teoria bisogna essere consapevoli che regge la storiografia recente. Naturalmente Mussolini non si cita mai, però diciamo tutta la produzione sul Medioevo regge su questo punto, che il Medioevo non è l'epoca delle tenebre, ma è l'epoca dello splendore della civiltà cristiana, in quanto che è l'erede della civiltà di Roma. Allora a questo punto io mi chiedo, come si fa a dire che il fascismo è stato, come credevano alcuni ex garibaldini, l'erede del risorgimento, quando il risorgimento è stato anticattolico, ha fatto l'espropriazione dei beni, ha messo nell'angolo la chiesa, eccetera. A un certo momento questa linea antiromana si interrompe. Mussolini inverte e passa dalla parte dei massoni, i quali sono tra i peggiori nemici del cattolicesimo. A questo punto lui c'ha due, è come se avesse due amanti. Ci sono dei problemi. I massoni da una parte e i cattolici. Come se e c'è l'altra faccia del problema, cioè Gentile, il quale anche lui, col matto pure, eccetera, eccetera, non poteva andare d'accordo con la religione cristiana. Ma anche lui, a un certo momento, abbandona una via e si mette, perché se lui non dava l'avallo, Gentile, non si facevano i patti lateranesi. Quindi questi qui hanno cambiato casacca. Allora bisogna sapere anche alcune cose, però. Allora, esattamente bisogna studiare bene cos'è la Chiesa Cattolica, no, in quel periodo, ma anche nell'oggi. Nella Chiesa Cattolica, quando decide di combattere l'illuminismo, le sue finanze si prosciugano per quella battaglia. Arriva ad essere economicamente azzerata. E qualcuno aspettava al bardo questa situazione.
e la Chiesa è costretta a chiedere prestiti. E a chi chiede prestiti? Nel 1826, che si conclude questo accordo nel 1831, la chiede ai banchieri. A quali banchieri? Ai banchieri Rothschild, che sono i più grossi finanziatori di questa operazione. Ma i banchieri Rothschild, quando danno i soldi alla Chiesa Cattolica, pretendono, come i medici, come tutti coloro che sono entrati precedentemente nella Chiesa Cattolica, pretendono cardinali, vescovi e via di seguito. Però c'è il 1801 in cui una buona parte fa le leggi antifeudali e quindi contro la Chiesa. Sì, sì, ma i Rothschild sono quelli che finanziano sia buona parte che Wellington. Allora, quindi che sono conseguenti rispetto ai loro interessi. Esatto, c'è un idento di comprensione che secondo me Mussolini capisce. Forse, non so, da quello che ha fatto mi sembra che abbia capito. Capisce che a certi livelli del potere in cui è inserita la Chiesa riformata, come è riformato il protestantesimo e tutto il resto, che lì, per quanto riguarda il nostro paese, c'è una maggiore forza per incidere nella realtà italiana e per governarla. E fa quella scelta, perché la massoneria in quel periodo lì era uno strumento molto più debole e meno radicato, e non era uno stupido, ed era anche ben consigliato secondo me, ed è per questo che io dico che oggi bisogna capire i livelli reali del potere, dove si collocano certi soggetti che sono oggi all'interno di strutture che non sono pubblici. Quando si parla di Bilderberg, io e lei non possiamo andare alle riunioni del Bilderberg. Si fa fatica anche a essere presenti a quelle della trilaterale e dell'ASPRA. Queste sono le strutture a dei livelli operativi che prevedono addirittura dei centri di comando ancora più ristretti, perché oggi il dato economico è che l'1% della popolazione mondiale ha in mano il 60% della ricchezza del mondo. Quindi è su questi livelli in cui si innesta il denaro, la forza militare, che è necessaria anche ai proletari per cambiare le cose. Ma per fare questo occorre un progetto complessivo completamente alternativo a questo modo di procedere, e Gerardo ha perfettamente ragione. Noi dobbiamo mettere in discussione le basi economiche strutturali. Difatti noi come sezioni comuniste Gramsci per la ricostruzione del PC diciamo che se noi non arriviamo a eliminare la circolazione monetaria così come è concepita oggi, e non mettiamo un altro parametro economico che crea le basi dell'eguaglianza tra gli uomini, che è l'orario di lavoro come parametro per avere, in quanto io do alla società tante ore di lavoro della mia vita e in cambio la società mi dà beni e servizi per riprodurre le mie capacità lavorative, qualsiasi tipo di lavoro io faccio. Però questa dimostrazione, no, deve avvenire tramite un aumento della democrazia nella società. Il fatto che ci sentiamo, perché oggettivamente in quel modo creiamo l'eguaglianza con le differenziazioni economiche in una società come la nostra, non è possibile, perché le differenziazioni economiche determinano le condizioni materiali della diseguaglianza, e di conseguenza l'unico parametro che Marx aveva capito che poteva unificare questi progetti di sud, infatti nessuno ne parla di questa cosa, che Marx aveva parlato di questo, è il fatto che l'orario di lavoro mio o di Gianni Agnelli, no, è uguale. Un'ora di lavoro che fa lui, un'ora di lavoro che faccio io, ha lo stesso valore ed è l'unico parametro che permette l'eguaglianza tra cose. Se non si arriva a questo, purtroppo saremo sempre di fronte a questi fenomeni. A questi fenomeni è una questione molto politica, dico pure io la mia. Certo. Poi bisognava a Mussolini che mi piace. Allora, io ieri sera sono svegliato alle 11. Stanotte mi sono svegliato alle 1 e 4 minuti. Avevo messo la sveglia alle 4 e tre quarti perché io vivo a Ostia e dovevo salire prima a Siena e poi venire a Fisco. Allora dico, che faccio a quest'ora? Insomma, ero sveglio come un grillo. E mi sono messo a lavorare. Poi verso la fine, insomma, verso le 4, insomma, quasi mi stavo appannando,
Allora, a questo punto siamo vicini alla provincia, sono alla Svezia, ho fatto il caffè, mi sono attrezzato, ho fatto la barba e poi si è svegliato pure Rosario, insomma sono partito e sono arrivato con Henry. Allora, che cosa ho prodotto io oggi? Ho prodotto una labile conversazione, un incontro con te, un incontro grandissimo con loro, con Roberto Barzanti, per fine una conversazione stimolante e acquisitoria com'è, ma in realtà ho prodotto poco, ho lavorato molto, cioè è difficile, come dire, cioè c'è bisogno, questo per il discorso politico, di parametri integrati anche sul discorso del lavoro per poter stabilire chi lavora di più, chi lavora di meno e come lavora. Anche il lavoro intellettuale. Voglio dire, ti parlo di non aver prodotto nulla, però in realtà voglio dire, hai combattuto molto di lavorare. Dopodiché torniamo a Mussolini. Allora, Mussolini, scusatemi il termine, era uno che hanno sopravvento. Allora, era un personaggio intelligentissimo e hanno sopravvento. Allora, per mettersi in evidenza, lui, come dire, in qualche misura aveva pure preso ragione, cioè quando Mussolini dirige la lotta di classe di Corleone ci sta un accordo massonico per l'elezione al deputato di Caudenzi in una elezione suppletiva, che era un democratico. Mussolini che già aveva una persona che si è presente di Fulterre, che voleva essere lui il socialista che era la cosa più organizzata numericamente, ad essere candidato. E come dire, c'erano queste intese, cioè la massoneria, dice Giovanna Pellegrina, una specie di clearing house, distanza di compensazione dei partiti della democrazia, insomma. Qua sei detto tu, qua ti vediamo noi, insomma, come quindi Mussolini, però qua la lotta contro i massoneri, tutti i massoneri. Poi si piega la massoneria. L'amante del cardinale, con Maria Bella. Si fa una fama di mangiapete, una mattina e una sera, quando sta a Trento con Battisti. E contemporaneamente però, quando si tratta, voglio dire, di fare le cose che gli servono, va a patti con Mangiapete. Fa i patti lateralensi e manca le associazioni cattoliche, sistematicamente, il clero anche prima, però con Mussolini sistematicamente il clero è controllato. In tutto il mondo, cioè il suo apparato statale fornisce periodicamente, mi pare ogni mese, le relazioni sul comportamento del governo. Quindi è, come dire, secondo me è un uomo che, come dire, aveva un bisogno materiale, insomma, come dire, ossessivo di comandare. Qualsiasi cosa comandasse, del potere per il potere, lui l'amava, lui era perfino generoso. Cioè, per fare esempio, mi è stato raccontato questo episodio, che ferito, come fu ferito, fu portato a spalla da un soldato veneto che poi entrò nel gioco del risanamento delle parole di Pontina, cioè della divisione delle terre, Vittoria, Latina, insomma, come ne avete. E lui andava a fare visita a questo commilitone che gli aveva salvato la pelle portando al posto di medicazione sulle spalle. Tutti quanti sapevano, voglio dire, che era perfino generoso, cioè nel senso questo rubava, lo sapevano tutti, lo sapevano Mussolini, lo sapevano, e lui lo sapeva rubare, ma chi l'aveva fatto? Quindi era perfino generoso. E se, tra virgolette, gli amici si inchinavano, gli leccavano la mano, era perfino generoso, pensivo e generoso. Per esempio, finanziava l'anarchico, che era la destra, se la passava male gli anni del fascismo, gli faceva vedere attraverso via ignota i soldi e quello che rubava. A mano destra, se non ricordo male, non potrebbe essere un'altra, o in base a mano destra. Cioè, che voglio dire? Era un uomo fatto così. E contemporaneamente, quindi, era un uomo traditore, tendenzialmente traditore, secondo la corrente. Cioè, che dire di un uomo che fa morire, insomma, sia pure una banda, voglio dire, oppressiva, ma un figlio, voglio dire, fa morire in quella condizione. Cioè, ci vuole un pelo sullo stomaco molto lungo, insomma, nel momento in cui si gestisce. E questo era l'uomo. Naturalmente nessun uomo è perfetto, insomma. E lui non lo era.
E lui non lo era, tra gli altri, insomma, un po' più, insomma. Così è, così va la storia, insomma. E però l'importanza del nome e cognome, perché sennò il rischio, tra virgolette, è quello di costruire, come dire, dei draghi. Che, e qui torniamo a Mao, insomma, no? Che, come dire, insomma, cioè, non so se lo dico, è tipo poi di cazzo. E ogni volta, insomma, sei assillato da questo dubbio. Se la tigre è la tigre vera o la tigre è di carne. Quindi, voglio dire, cioè, bisogna essere scrupolosi nella filosofia. Cioè, allora, tu pensi al Partito Comunista. Il Partito Comunista era considerato, voleva essere, o preteso di essere in alcuni personaggi, in alcuni frangenti, come l'intellettuale collettivo. È una parola. Con l'esempio che come lo studio intellettuale collettivo. Io è lo sforzo che stiamo tentando di fare. Ma sono anche facciamo questa di Italia, perché tutto si. Sì. Organizza. Sì, c'è, però c'è un perché su questo che dice lui. Secondo me la cosa che abbiamo perso in questi 30 anni è il fatto, no, che non sappiamo, si fa fatica a lavorare in modo collegiale. C'è uno spirito individualistico che ha raggiunto dei livelli parossistici proprio. Beh, grazie per averci. No, per averci.